succo depurativo per liberare l'intestino in modo naturale. La cattiva alimentazione, gli eccessi e la continua esposizione a diverse fonti di tossine possono, in qualche modo, condizionare il funzionamento dell'intestino. Nonostante quest'organo lavori giorno e notte per espellere i residui corporei, talvolta si hanno delle difficoltà per l'eccessivo accumulo di scorie. Come conseguenza, si verifica una scomoda e fastidiosa sensazione di pesantezza addominale, oltre a infiammazione, gas e altri disturbi che derivano dalla stitichezza. Per fortuna, vi sono dei rimedi naturali al 100% che ci aiutano a stimolare la sua depurazione e, a differenza di altri prodotti convenzionali, non alterano la flora batterica. In questa occasione vogliamo condividere la ricetta di un succo ricco di fibre e composti antiossidanti che promuovono la disintossicazione in modo sicuro ed efficace. Non rinunciate a provarlo. Succo depurativo per liberare l'intestino in modo naturale. La combinazione degli ingredienti che mettiamo in questo succo depurativo ci aiuta a migliorare il movimento intestinale per alleviare la digestione lenta e la stitichezza. Grazie ai nutrienti che contiene, è ideale per pulire il sangue e migliorare la salute cardiovascolare e metabolica. Gli alimenti che utilizzeremo sono: arancia, pompelmo, ananas, prezzemolo, semi di chia, semi di lino. Questi, nell'insieme, aiutano a liberare gli intestini carichi di scorie e prevengono altre malattie digestive di maggior rilievo, alle quali dobbiamo fare molta attenzione. Quali sono i benefici di questo succo depurativo? Nonostante questo succo sia appositamente studiato per coadiuvare la digestione e alleviare la stitichezza, esistono altri benefici importanti che vale la pena menzionare. Contiene alte quantità di fibra dietetica che, oltre a ottimizzare la motilità intestinale, diminuiscono il colesterolo e tengono sotto controllo l'ansia. Apporta quantità significative di vitamine A e C, nutrienti che rafforzano la salute del sistema immunitario e della pelle. I suoi composti antiossidanti inibiscono gli effetti negativi dei radicali liberi, un fattore relazionato all'invecchiamento prematuro e ad alcune malattie. Ha proprietà diuretiche che aiutano a smuovere liquidi trattenuti nei tessuti, facilitando lo sgonfiamento. È energetico e ha un basso contenuto di calorie, offre dunque dei benefici a quelle persone che stanno cercando di perdere peso. Funge da fonte di alimentazione dei batteri salutari che colonizzano il colon e, grazie a questo, migliora le difese e previene le infezioni. Favorisce la circolazione del sangue e, migliorando il trasporto dell'ossigeno e dei nutrienti, contribuisce a rafforzare il cuore e il cervello. Come preparare questo succo depurativo per liberare l'intestino? La preparazione di questo succo depurativo è consigliabile di fronte a qualsiasi sintomo di stitichezza. Tuttavia, in generale, si può utilizzare come complemento dell'alimentazione per ottenere una digestione migliore. Ingredienti: succo di un'arancia, succo di 1/2 pompelmo, 2 fette di ananas, 3 rametti di prezzemolo, 1 cucchiaio di semi di chia, 10 g, 1 cucchiaio di semi di lino triturato, 10 g, 1/2 bicchiere d'acqua, 100 ml. Preparazione: tagliate a metà un'arancia ed estraetene il succo. Estraete anche il succo di mezzo pompelmo e versatelo nella centrifuga insieme a quello d'arancia. Subito dopo, aggiungete le rotelle di ananas tagliate a pezzetti, i ramoscelli di prezzemolo e i semi. Per facilitare l'azione della centrifuga, infine,
aggiungete mezzo bicchiere d'acqua. Azionate la centrifuga per qualche secondo, fino ad ottenere una bevanda omogenea. Servite la bevanda senza colarla, subito dopo averla preparata, e consumatela a digiuno. Aspettate almeno 30 minuti prima di fare colazione e ripetete per 2 o 3 settimane di seguito. Raccomandazioni. Se il vostro obiettivo è liberare l'intestino, accompagnate il consumo di questo succo depurativo con l'ingestione quotidiana di acqua. Bevete fra i 6 e gli 8 bicchieri d'acqua al giorno per conservare il vostro apparato digerente in buona salute. Durante le settimane di disintossicazione, evitate il consumo di alimenti elaborati, zuccheri e grassi. Ingerire questo tipo di alimenti può rendere più difficile l'ottenimento di risultati. Consumate alimenti ricchi di fibre, come la frutta e la verdura, per facilitare il controllo della stitichezza. Nel caso in cui stiate prendendo delle medicine, consultate il medico per sapere se il succo può condizionarne l'assimilazione. Sentite di avere l'addome infiammato? Quando mangiate vi sentite pesanti o come se soffriste di indigestione? Se sperimentate questi sintomi, è probabile che il vostro intestino sia carico di tossine. Sbrigatevi allora a preparare questo succo in casa e provate voi stessi i benefici che offre alla salute del vostro apparato digerente. Se anche così continuate ad avere dei disturbi, rivolgetevi ad un medico per richiedere un controllo. Tenete in conto che, nonostante sia normale soffrire ogni tanto di stitichezza, altre volte può essere sintomo di altri problemi di salute.